Ciao a tutti, benvenuti a questo nostro nuovo video. Noi oggi recensiremo Vizio di Forma. And you'll be on your way. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh. Questo film è basato sull'omonimo romanzo edito nel 2009. Paul Thomas Anderson, regista e sceneggiatore del film, è stato nominato più volte agli Oscar sia come miglior regia sia come miglior sceneggiatura. Per questo film però resta all'asciutto. Sì, infatti ha ricevuto soltanto una nomination per la miglior sceneggiatura non originale senza vincere. Lo sceneggiatore del film, come già detto, Paul Thomas Anderson, ha scritto la sceneggiatura del film adattando le 384 pagine del romanzo. Il lavoro finale è a dir poco sublime, infatti gli eventi del film sono concatenati l'uno all'altro e le pause di riflessioni sono poche e non annoiano, e il finale è davvero da favola. A mio parere questo film è un prodotto per pochi, molto elitario e riservato a veri cinefili. Infatti è un cinema impegnativo, denso di eventi e di intrecci, che riesce a tenere inchiodato alla poltrona, ma solo lo spettatore più attento e appassionato. Sì, è vero, si tratta infatti di un film non semplicissimo da seguire, per via di tutti gli intrecci della trama. Anche considerando il fatto che dura più di 2 ore, lo sconsigliamo magari a chi cerca di un film di puro intrattenimento. Questo è un film un po' più ricercato, ma che comunque secondo me può riservare diverse sorprese. Bellissimo la parte dell'attore protagonista interpretato da Joaquin Phoenix, che è appunto il detective privato, ed interpreta un hippie alla fine, che sono molto divertenti i suoi scambi con l'agente di polizia interpretato da Josh Brolin, che avrete già visto probabilmente in Sin City, La una dama per cui uccidere, e che vedremo prossimamente nel ruolo di Thanos nei prossimi film degli Avengers. Per chi non avesse voglia di vedere il trailer, la trama può essere riassunta in davvero poche parole. Infatti il film è tutto incentrato sulla figura di questo detective privato che si troverà a dover mischiare l'amore al lavoro e ne verrà fuori un casino assurdo. E da segnalare nel cast anche degli attori più o meno noti che si sono messi al servizio di Paul Thomas Anderson. Abbiamo infatti tra gli altri Owen Wilson, che ha visto in diversi film tra cui 2 Single a Nozze, Starsky Hutch o ultimamente Una notte al museo, dove interpreta uno dei soldatini. Poi abbiamo anche Reese Witherspoon, già vista in diversi film romantici come Se solo fosse vero, ma anche in film un po' più impegnati come Wild, per cui è stata candidata agli Oscar, o Quando l'amore brucia l'anima, per cui ha vinto il premio Oscar. Poi abbiamo anche presenze per esempio di Benicio del Toro o Jenna Malone, che magari il cui nome non vi dirà molto, ma la cui faccia sicuramente ce l'avete abbastanza impressa, visto che è una dei protagonisti di Hunger Games, dove interpreta Joanna Mason. Concludiamo augurandoci che questo video vi sia piaciuto. Vi invitiamo a mettere mi piace, a commentare il video lasciandoci il vostro parere sul film nel caso in cui l'abbiate visto. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale di YouTube e a mettere mi piace anche alla nostra pagina Facebook. Grazie a tutti di averci seguito, al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.